Chi se ne frega di come si spartiscono i soldi Totti e Ilari? A me gossip e pettegolezzi non interessano. La gente di questo continuo chiacchierare sui fattacci degli altri non ne può più. E lo dice proprio, chiaro e tondo. Basta! Ma nonostante tutte le buone intenzioni, pare proprio che eliminare la tendenza a spettegolare non sia per niente facile. Uno, perché è complicato da ammettere, ma ficcare il naso nelle vite degli altri piace un po' a tutti, c'è poco da negarlo. Due, perché il gossip serve, ci serve. Serve, secondo antropologi e psicologi, certi che indagare nelle vite degli altri sia proprio alla base della società per come la intendiamo oggi. E anche la professoressa di psicologia sociale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Nicoletta Cavazza, conferma che il modo in cui ci orientiamo nelle relazioni è fortemente ancorato al confronto sociale. Per cui il pettegolezzo veicola quelle norme morali che i gossip addicted condividono per rafforzare i loro legami. Per quanto riguarda poi i beati e felici VIP, sapere che pure loro passano gli stessi guai nostri provoca un sottile brivido di piacere che ci concilia con l'idea che eventi negativi prima o poi capitino a tutti. Oggi a me, domani a te, insomma. Ma alla fine, perché nessuno mai ammette che sparlare di questo o di quello piace? Perché il pettegolezzo è come uno spillo che serve sì, ma può anche far male, per dirlo come la professoressa Cavazza. Si empatizza con la vittima, è ignara della chiacchiera che circola su di lei e si disprezza chi lo fa. Così si prendono le distanze pure dai contesti negativi in cui il gossip nasce e cresce e che sono sempre connotati da una certa diffidenza. In conclusione, il gossip, nella giusta dose e con il corretto approccio, ci fa stare bene e ci allieta l'esistenza. E se leggerete qualche notizia in più su Totti e Ilari, tranquilli, non siete delle brutte persone. Noi non lo diremo a nessuno, promesso.